bene, sicuramente hanno battuto molto bene, cosa che noi non abbiamo fatto, siamo state molto leggere la battuta e loro hanno approfittato e dopo comunque quando uno inizia a battere bene, dopo deviene, tutto il resto deviene bene. Loro hanno giocato bene e noi abbiamo giocato meno bene. Come ti è parsa Busto, soprattutto in ottica del proseguo del campionato? Diciamo che è una buona squadra, sicuramente c'è da vedere anche le altre squadre, ma loro hanno un buon muro, giocano ordinate e noi ancora dobbiamo imparare delle cose, cioè, anche guardando le altre squadre si impara, quindi io spero che questo si abbia servito oggi per migliorare e per continuare comunque a lottare e arrivare fra le prime come vogliono tutte. Le tue condizioni fisiche? Ancora non, diciamo che non sono manco al 50%, diciamo che mi sto riprendendo adesso, ancora il tendine è un po' duro e non riesco comunque a dare manco la metà di quello che io so fare e questo mi dispiace perché non posso dare un aiuto alla squadra. Senti, tu hai una storia da raccontare, in queste zone soprattutto hai molti ricordi. Sì, tanti ricordi, perché ho giocato tanti anni qua vicino e comunque anche in Serie A1 quando giocavo io era tutto molto diverso. Ci siamo divertiti tanti, c'erano tanti giocatori bravi, tante squadre forti e questo anche ti stimolava a volte per lottare ma soprattutto per giocare bene, per far vedere a tutti quelli che ti seguono, soprattutto i fan, che comunque la voglia c'è e io sono una che di voglia ne ho tante e penso che anche oggi l'abbia dimostrato anche se anche al 30%, ma va bene così, l'importante è avere sempre voglia. Cosa incredibile che non diciamo l'età, la sanno tutti, col palmarès che hai tu, è ricominciato dalla Serie B, adesso sei in A2 e sei ancora qui a giocare con gente che ha 25 anni meno di te. Ma lo faccio volentieri, mi piace comunque stare vicino alle giovani perché mi piace imparare anche da loro e soprattutto mi diverto quando sono in campo e quindi non è importante l'età ma quello che uno sente dentro e io sento che il mio posto è qua adesso.